Parleremo delle origini della nostra specie, di mandrie, di mandriani, di spiritualità. Fratelli e sorelle, non volevo esprimermi sulla morte del cavaliere Berlusconi. Silvio Berlusconi è volato nell'altra dimensione. Non tollero parlare con una cassa automatica. Interrogandoci su quello che ci aspetta. Perché era una persona buona. Ci sono due aspetti che vengono poco ricordati di Silvio Berlusconi. Col caldo, in fila. Perché siamo ancora in una repubblica. Stiamo lavorando per un incontro epocale. Il fatto che aveva difeso l'Italia con relazioni internazionali uniche nel suo genere. Per pagare qualcosa che devo usare. Oggi sono qui con me Barbara Carità, che è la donna più... Non dovete mancare. Che facevano esclusivamente l'interesse dell'Italia. Direi non fare la pazza, sembri una carampana tibetana. Superando i complottismi più beceri. E l'altra cosa, forse ancora più importante, è la relazione con la Santa Madre Russia. Ora è importante, fratelli cari, Eliseo Bonanno non ha dichiarato di essere l'ambasciatore di Dio sulla terra e Dio in terra perché è schizzato di cervello, come molti magari avranno pensato. Lo ha detto, perché così è. By the way, oracolo degli animali totem, per te che stai guardando questo video, vediamo cosa hanno da dire i tuoi spiriti animali. Apriremo finalmente gli occhi alla triste realtà della stalla. In questo mondo di ladri, in questo mondo di truffatori. I appreciate being in this experience with you. I'm grateful that I somehow chose this time and space to incarnate into this life. Le iscrizioni superano ogni aspettativa, l'attesa infiamma sempre più gli eletti. Questo fa di Berlusconi, veramente, lo dico col cuore, l'ultimo dei politici italiani che ha fatto l'interesse della nazione. La carta di oggi è l'orso e questo è il suo messaggio. Se sei un uomo d'affari, perché non regalarlo ai tuoi clienti, ai tuoi fornitori? Se è il momento di ritirarsi e di recuperare le forze. Tirana, dove c'è tutto quello che un pensionato, sanitariamente parlando, ha bisogno. Siamo una elite, prendiamone atto. Sì. Pff, ma avete rotto i coglioni! Non lasciarti influenzare dalla frenesia del mondo esterno, ma scegli piuttosto di isolarti e di meditare. Pff, ma avete rotto la minchia! Vi aspetto per iniziare con voi il grande viaggio della consapevolezza. Lo spirito dell'orso ti invita a fare il punto della situazione. Qualcuno che conosci sta soffrendo? Alla fine, è arrivato a 86 anni. Pace all'anima sua. Regalagli una copia, la sua vita potrebbe cambiare. È morto. Attingi quindi alla tua innata saggezza. E l'ha messo nel di dietro a tutti quelli che lo volevano vedere dietro le sbarre. Per altri messaggi dagli spiriti animali, seguimi. Si è fatto la vita sua in Marameo. Ogni 3 secondi c'ho una voce che mi dice ruba, 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 ruba. Lo Stato non può mai vincere. Salve, faccio sto video per mandarvi a cagare. Potrà vincere delle battaglie qui e lì, ma a... And so on, and so on. Voglio fare quel che mi va. Se uno mi interpreta nel film, facciamo soldi. Perché dove sto io si ferma la gente. Io vado in un bar e viene tutta la gente là. I may sound woo-woo for you, but this is the time when we need to get a little woo-woo, people. We need to find something deeper. This is the moment. Meditate sulle mie parole e spero che Gesù abbia accolto in paradiso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E così sia.